corso, sono la curatrice del canale YouTube La Terrazza dei Normanni, in compagnia dello storico e saggista Carlo Ruta. Mi trovo nel castello normanno di Aci Castello, precisamente nella sala che ospita le opere di Gian Calogero, una delle tre opere esposte. La vedete proprio alle spalle mia e di Carlo Ruta. Ci incontriamo con Carlo Ruta per anticipare la prossima pubblicazione, precisamente il 2 agosto, grazie all'editore Sapere Libri, dell'ultimo lavoro di Carlo Ruta, per l'appunto. È un lavoro che ripercorre, che rilegge il ventennio fascista alla luce di una serie di documenti che, ci informa Carlo Ruta, sono del tutto inediti. A questo punto io cedo subito la parola allo storico Carlo Ruta per introdurci il suo ultimo lavoro e in special modo per invitarlo ad illustrarci, a mostrarci in assoluta anteprima alcuni dei documenti che entrano nel tuo ultimo lavoro, che, lo ripeto, sarà disponibile in tutte le librerie a partire dal prossimo 2 agosto. Benissimo. E il fascismo è stato l'erede del giolittismo. Il giolittismo è stato trasformistico, quindi anche il fascismo, ed è quello che io ho cercato di dimostrare, di documentare, è stato trasformista. Non è stato solo totalitario, ma è stato anche trasformista. A riguardo hai già alcuni documenti da No, per mostrare? adesso no, per adesso è tutto un percorso metodologico che vorrei fare fino in fondo perché è qui l'elemento. Poi chi legge è chiaro che scoprirà tante altre cose. È un libro di 240 pagine in cui ci sono circa un'ottantina di pagine di documenti. Insomma, vedi, una cosa, il libro è una cosa molto così, molto bene impostata, devo dire. Ora, gli storici hanno, degli anni 10, insomma, del dopo 2000, hanno parlato di questo fascismo totalitario. Bene, bisogna parlare di un regime totalitario e trasformista, e che in effetti poi riesce a rispondere, ripeto, molto bene a Benedetto Croce, a quelle che ancora pensano queste cose, perché in realtà il fascismo è stata un'eredità. Cioè, non è stato un morbo che è successo là, è stato qualcosa che aveva già il bacillo, aveva già le tossine all'interno, voglio dire, della monarchia sabauda in epoca liberale. E il fascismo è trasformista, cioè noi non stiamo parlando qui, come dicevo prima, di Mussolini trasformista, ma proprio il fascismo è trasformista. Infatti c'è una componente del fascismo che non è Mussolini, anzi Mussolini è l'elemento che sul piano personale trasformista, che però poi lui in un certo senso favorisce, coordina questo cambiamento di tipo autoritario, di tipo totalitario. Ma c'è un fascismo trasformista che non è Mussolini, non c'entra. Non è un fascismo che si riflette in tutto e per tutto con il lavoro squadristico delle camicie nere e quindi della milizia dopo, cioè, e della milizia, insomma, armata per la difesa delle istituzioni dello Stato, no? E noi abbiamo un fascismo a cui io ho dato un nome. E ho creato quindi il concetto di fascismo plurale. Non c'è solo il fascismo dei mazzieri, che è ovviamente coordinato con quello plurale. È ovvio che sono due realtà che sono abbastanza coordinate fra di loro. È chiaro che esiste una relazione, però sono due cose diverse. Io e te possiamo cooperare, però. Che ne so, tu sei un giornalista, io sono uno storico, ma siamo due cose diverse, però ci possiamo mettere insieme per fare determinate cose. Esiste una componente
del fascismo, che è quella squadristica, su cui si è detto di tutto e di più, e da qui noi rileviamo quel riduzionismo di cui dicevo prima. Però di questo fascismo di cui parlo io si parla poco, o si parla poco o si parla molto, però diciamo così, creando tutta una specie di melassa che poi non riesce, da cui tu non riesci poi a ricavare alcuni nodi centrali. È il fascismo che io chiamo fascismo plurale. Ricordati questo nome che è fondamentale. Il fascismo plurale è il fascismo dei grandi produttori, che magari non erano quelli che armavano le camicie nere. Cioè, attenzione, perché poi c'è la fase in cui questo avviene, in cui i grandi agrari e i grandi industriali, però c'è la fase in cui poi gli industriali un po' si acquietano perché vivono nel regime, e quindi non sono solo i sovvenzionatori, diciamo, della parte armata, ma hanno un loro ethos, hanno un loro costume, il doppio petto, insomma, cioè hanno una vita, un modo di vita completamente diverso. Ed io parlo di questo fascismo, quindi il fascismo plurale, il fascismo dei produttori, il fascismo delle tecnocrazie. E beh, le tecnocrazie è una cosa molto vasta. Le tecnocrazie riguardano la scuola, riguardano l'economia, riguardano l'agricoltura, cioè tutte queste figure professionali che sono quelle che poi ti mandano avanti, diciamo così, il lavoro del, come dire, del fascismo corporativo. Cioè, sono quelle che ti mandano avanti anche le banche, ad esempio i tecnocrati sono anche i bancari e i banchieri, cioè dire, queste figure qua. E poi il fascismo plurale è anche il fascismo degli intellettuali, e su cui noi abbiamo ben poco, perché Gramsci parlò degli intellettuali nei suoi quaderni, ma preferì, logicamente, nelle sue condizioni di carcerato e quindi nelle sue ristrettezze, parlò più, insomma, degli intellettuali, che ne so, di fino all'Ottocento. A un certo punto è chiaro che lui si ferma, o comunque non dice le cose in una maniera piena. Gli intellettuali in Italia hanno aderito in massa al fascismo, in massa, più di quanto sia avvenuto ad esempio in Germania, dove molti intellettuali se ne sono fuggiti. Nessun intellettuale è fuggito, se non quelli che appartenevano al Partito Comunista, al Partito Socialista, al Partito Popolare di Sturzo e così via, e al Partito Liberale di Goppetta, eccetera. Lì c'è stata l'emigrazione. Però in Germania, quando hanno visto come andavano le cose, una grande quantità di fisici, di scienziati, di matematici, di studiosi, anche di letterati e così via, se ne sono andati via perché hanno capito che lì, e poi ci sono state quelle che ovviamente si sono compromesse. Bene, in Italia questa adesione al fascismo, togliendo appunto le fasce intellettuali che appartenevano alle opposizioni, che ben conosciamo, pensiamo a Gobetti, era un intellettuale, ma era anche un antifascista, era anche, quello fece un giornale importantissimo, quello che si chiamava La Rivoluzione Liberale, quindi già questo ci dice chi era. E lui è stato anche bastonato, prendiamo anche, che ne so, Giovanni Amendola, ma prendiamo anche, cioè voglio dire, erano tantissimi, anche Gramsci. Gramsci a un certo punto non è riuscito a espatriare, lo hanno arrestato ed è morto, insomma, subito dopo una carcerazione lunghissima e così via. Gli intellettuali italiani praticamente si sono legati al fascismo. E, come dire, l'evidenza delle evidenze noi la ritroviamo quando Mussolini, cioè ispirato da Gentile, decide di fare giurare, come dire, i docenti universitari, non solo giurare sul re, fare il giuramento verso il re, ma anche verso il regime fascista. Bene, su non lo so quanti sono stati, forse 1250, stiamo parlando di docenti ordinari, cioè di cattedratici proprio effettivi, 1250, 1300, forse un po' di più. In ogni caso, su 1250, 1300, eccetera,
solo meno di 20, qualcuno dice 12, qualcuno dice 15, qualcuno dice 18, ma meno di 20 sono quelli che si sono rifiutati di giurare al fascismo. Sai cosa implicava questo rifiuto del giuramento? Cosa? La perdita dell'insegnamento, cioè venivano licenziati e ci sono state 18 o 15 o 12 insegnanti universitari che hanno preferito per la propria dignità di persone libere, insomma, la loro dignità anche di persone di cultura, persone di sapere. No, io non mi sottometto. In Italia sono stati appunto, si possono contare quasi sulla punta delle dita. Questo ci fa capire che nel contesto del fascismo plurale di cui io parlo, è chiaro che gli intellettuali, che erano tantissimi in Italia, perché non è che erano solo i docenti, ma erano i giornalisti, erano gli scrittori, erano ovviamente i letterati, i critici, i filosofi, gli antropologi e tutti. Poi noi sappiamo il grande scandalo che creano gli antropologi quando addirittura fanno il cosiddetto manifesto della razza. Lì c'erano antropologi, c'erano medici, c'erano fisiologi, c'erano biologi, cose incredibili. Cioè quello che hanno fatto gli intellettuali nel periodo fascista è qualcosa che ancora non è stato rilevato fino in fondo, perché purtroppo ci sono state, poi è chiaro che anche lì un fenomeno complesso, poi si sono pentiti, sono andati fuori. Noi sappiamo che anche, per dire, un grande studioso di diritto come Norberto Bobbio non solo ha giurato, diciamo così, al duce, insomma, di assolvere il suo dovere, insomma, di insegnante universitario, ma lui addirittura ha anche rivolto, come dire, insomma, delle lettere di raccomandazione al duce. E questo, cioè, lui ovviamente da persona per bene poi lo ha detto, lo ha rivelato, cioè noi lo facevamo quasi distinto per protezione, perché in quel periodo, e qui entriamo in un altro argomento, proprio poi la chiusura delle maglie di questo regime, non avevamo più qualcosa che ci potesse garantire anche l'esistenza, perché la situazione, e quindi praticamente gli intellettuali si sono legati a massa, diciamo, alla... Ora, questo è il fascismo plurale. Ma come si può ben capire, questa è l'area, cioè quella del fascismo plurale, che è l'area che poi ha consentito al fascismo di cambiare anche l'aspetto dell'Italia. Cioè, noi pensiamo delle costruzioni. Cioè, sì, è vero che per quanto riguarda le paludi, la bonifica delle paludi è stata una cosa fatta e non fatta, è stata una cosa solo iniziata. Poi in realtà la bonifica delle paludi l'hanno completata i democristiani, i governi democristiani, dopo la Repubblica, dopo l'avvento della Repubblica. Ma non è che possiamo dire però che non c'è stato, diciamo così, un grande impegno costruttivo da parte del fascismo. Un impegno ovviamente che serviva al regime, che serviva allo Stato totalitario. Un impegno che però era assolto non dallo Stato totalitario, non dalle camicie nere, non dal Mussolini, diciamo, roboante della retorica guerresca, eccetera, ma è stato assolto proprio da questo fascismo plurale. E quindi gli avvocati, gli ingegneri, i medici, gli scienziati, gli scrittori, che ne so, i geologi, cioè tutte queste persone in massa hanno aderito a questo grande programma di lavori pubblici, insomma, di cose varie che sono, cioè noi in molte città italiane ci accorgiamo, i palazzi di giustizia, che ne so, di Piacentini, cioè di Marcello Piacentini. Piacentini è stato uno degli artefici, in un certo senso, del costruttivismo fascista, delle architetture fasciste. Ma non è stato solo lui è la punta di diamante, era quello che delle cose che aveva in mente parlava, riusciva a parlare personalmente con Mussolini. Andava lì a Palazzo Venezia, insomma,
E lì si metteva a parlare a tu per tu, si facevano anche la passeggiata insieme, cioè questo per dire l'importanza che assume Piacentini. Piacentini è, come dire, l'architetto di grandi palazzi di giustizia italiani, tra cui quello di Milano, è l'architetto ad esempio del museo di Reggio Calabria, ora il museo, prima non so cos'era. Ma in ogni caso è sicuramente una delle figure centrali di questo fascismo plurale. E altre figure centrali di questo fascismo plurale sono ad esempio Giovanni Gentile, quindi il tecnocrate poi che riuscì a fare questa riforma della scuola, che non possiamo vedere, diciamo così, con uno sguardo riduttivistico, perché questa scuola noi sappiamo che è durata fino a tutti gli anni 60 e quasi 70, e poi voglio dire c'è stata, poi alcune parti sono saltate, come quella dell'avviamento con il percorso unico della scuola media, però in ogni caso è stata la grande riforma della scuola che il regime diciamo liberale non era riuscito a mettere a segno. E quindi è chiaro che ci sono questi tecnocrati, ci sono queste figure anche di filosofi, di pensatori che poi riescono a fare cose molto importanti. Ecco, volevo fare una domanda, io aspetto che me la facci. No, intanto sono entrate delle persone che stanno ascoltando e vorrei cogliere l'occasione che la sala non è riservata, è un incontro aperto, chiunque desiderasse assistere può farlo, anzi sono tutti, chiunque è benvenuto. E io vorrei, Carlo, che adesso scendessi un po' più nel dettaglio, concedendoci anche un'anteprima dell'anteprima, perché lo ripeto, il libro di Carlo Ruta che ripercorre il ventennio fascista è particolarmente prezioso per il numero di documenti. 22 anni. Anche qui quella di mettere sempre cifre precise non funziona. Quando si fa storia sul serio bisogna dire il fascismo muore a tutti gli effetti nella sua impostazione, diciamo così, repubblicana o repubblichina nel 45, quindi nasce nel 22 e muore nel 45, quindi è più di 20 anni. Quindi almeno 22 anni ma senza dubbio è la realtà, e che si tende insomma a fare sempre quel percorso che come dire, Aristotele diceva che le mosche avevano 8 piedi, 8 zampine, poi ne avevano in realtà di meno, però tutti per 2000 anni hanno detto che le mosche avevano 8 zampine. Non è così. Dunque, appunto, stavo dicendo, un libro prezioso non soltanto per l'analisi condotta da Ruta, ma anche per il numero, per la quantità di documenti inediti che sono stati trovati e inseriti nel testo dall'autore. Per quanto riguarda documenti inediti, io parlerei intanto di questo perché è fondamentale. È fondamentale sul piano della ragione, però è fondamentale anche perché è fondamentale anche sul piano delle emozioni. Perché questo è un quaderno praticamente della resistenza antifascista. Cioè dire, un quaderno scritto negli anni della resistenza, quindi stiamo parlando dal 43 al 45, per fare girare dei documenti all'interno, trascritti a penna, cioè lì stavano con il fucile pronti a sparare ai nemici, però nello stesso tempo leggevano, perché c'era qualcuno che aveva un po' di scuola che aveva scritto queste cose qua. Difatti sono scritti questi quaderni con una calligrafia che è molto... Lo vuoi mostrare a favore? Che è molto, sì. Una calligrafia che è tipica, insomma, di quelle fasi, cioè molto evoluta, insomma, di uno sicuramente che ha studiato. È un quaderno, quindi, partigiano, anche se è un quaderno partigiano che viene
nell'area, diciamo così, al di sotto della cosiddetta linea gotica, perché è stata scritta da un combattente, uno che praticamente, insomma, era membro del Comitato di Liberazione Nazionale, quindi una figura molto importante, che poi diventerà deputato parlamentare comunista, insomma, avrà tutto un ruolo che si snoderà fino agli anni 70-80, insomma, della Repubblica. Quindi un siciliano, c'è un partigiano siciliano che scrisse queste cose, e non è che scrisse cose proprie, scrisse le cose che andavano lette in quel periodo. Quelle cose che praticamente, devo dirlo in tutta sincerità, poi sfuggono agli storici dopo, perché lui, cioè questo partigiano, poi c'è un'altra scrittura nel mezzo, quindi probabilmente era qualche altro che lo aiutava, ma non era un testo personale, perché questo aveva il compito di girare, cioè questo compito, chi l'ha scritto poi aveva il compito di farlo girare. E poi possibilmente di girare, perché lui aveva rapporti con Roma, con la sede del Comitato di Liberazione Nazionale di Roma, quindi girava in tutta Italia questa. Cioè, per me è emozionante avere questa cosa, proprio emozionante. Cioè, un testo dei nostri padri che ci hanno regalato, questa Italia. Bene, questi testi qua, che sicuramente non è il solo, magari ce ne saranno 20, 30, 50 nei musei della Resistenza, secondo me non sono state lette bene. Non sono state lette bene, perché appunto quello che dicevo prima, cioè il fascismo è stato totalitario ed è stato il modello del totalitarismo. Quindi non ha ragione sicuramente Hannah Arendt quando dice che il fascismo italiano non era totalitario, ma lì c'è stato Gentile, c'è stato Emilio Gentile che lo ha smentito, lo ha sconfessato, ha detto bene. Bisogna aggiungere qualcosa a quello che ha detto Gentile. Non è stato solo totalitario, ma è stato anche trasformista. Cioè, quello che collega il liberalismo al fascismo è stato il trasformismo, come abbiamo detto poco fa. Quello che collega il fascismo alla Repubblica è stato ancora il trasformismo. Cioè, dire, il fascismo è stato praticamente, come dire, la realizzazione più piena, cioè il sostanziamento più forte dell'elemento trasformistico. Cioè, questa è la cosa che bisogna dire. Bene, leggendo questi documenti, perché lì ora è facile a me parlare, io parlo, ma parlo a cose avvenute appunto 80 anni fa, giù di lì, insomma, poco meno. Ma lì, cioè, bisognava necessariamente scrivere le cose che più servivano. E quindi tu vedi che in questi documenti, io invito tutti quelli che hanno queste carte nelle mani, scritte da partigiani, scritte da combattenti, gente che lottava nelle montagne, che lottava nelle città, insomma, cioè praticamente leggere quello che hanno scritto, perché lì non si poteva scherzare. Lì non è che... Lì quelli che facevano... avevano fatto i docenti universitari, lì erano allo stesso livello del contadino, dovevano solo combattere. Quindi non è che si potevano mettere a scrivere barzellette o cose campatinate. Ebbene, qui, in questi documenti, che sono delle lettere, soprattutto le più importanti sono due o tre, ma cioè sono tutte importanti. Lettere di Sturzo, lettere di... Carlo Sforza, che sarebbe un ministro liberale, che naturalmente questo lottò il fascismo, poi fu anche un fuoriuscito in Italia, andò all'estero e poi ritornò al governo nell'Italia repubblicana per un periodo di tempo, poi cadde in un certo senso un po' in disgrazia. Cioè, questa è una lettera che lui manda al re, una lettera del 1992 che manda al re, in cui dice delle cose gravissime. E quando parla al re, lui lo chiama maestà, la prima cosa che dice è: un uomo che fu vostro ministro, perché lui fu ministro del re, cioè nel periodo prefascista, no?
e che un giorno, io ora non ho gli occhiali, non so come leggere, mi permettete di prendere gli occhiali? Ecco. Lui scrive, questo Conte Sforza, che aveva, diciamo, un ruolo molto importante nell'Italia liberale, un uomo che fu vostro ministro e che un giorno nutrì una troppo ingenua fiducia in voi, maestà, e nel principio monarchico, si ritiene oggi in diritto di ricordarvi che voi avete giurato non solo di fare salva la libertà statuaria, le libertà statuarie sancite al popolo italiano dal vostro avo Carlo Alberto, ma anche di dedicare ogni vostro potere al bene della patria. Bene, lui nel corso della lettera gli dice che il re in realtà è stato un grande complice del fascismo. Quindi di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fascismo totalitario o stiamo parlando del fascismo trasformista? Qua praticamente scorre a piene mani proprio il trasformismo, cioè il camaleontismo di questo regime qua. Cioè dire che si serve di tutti i mezzi per poter resistere facendo il tutto e il contrario di tutto. E tu trovi queste cose scritte proprio in un giornale, cioè non in un giornale, in un documento della Resistenza. Ma noi poi abbiamo un documento ancora più importante, che io penso che questo sia assolutamente inedito, di un libero cittadino della libera Italia, perché in quel periodo si stava combattendo e quindi c'erano già delle aree ovviamente liberate, il sud oltretutto era liberato, liberato, insomma, aveva cambiato regime. E il tuo libero cittadino della libera Italia, è tuo dovere di leggere e diffondere questa lettera aperta a Benito Mussolini. E sapete, io non lo so chi era, è un inedito e quindi non è facile nemmeno capire chi era, ma in ogni caso era davvero una persona legata a Mussolini, perché le cose che scrive sono cose che solo un amico fraterno poteva. Era praticamente un militare, un soldato che aveva fatto come dire, la guerra insieme a Mussolini, aveva partecipato alle battaglie del Carso, le battaglie di Vittorio Veneto, insomma era praticamente un fante, la fanteria, uno che faceva parte della fanteria, che poi ovviamente avrà avuto un ruolo, perché scrive delle cose talmente importanti anche queste che ti fanno capire che l'elemento centrale in questo caso di Mussolini era proprio l'elemento trasformistico. Si è detto, ma qui ci sono dei rilievi che io personalmente non conoscevo e sono convinto che molti altri studiosi non conoscono. Quindi è chiaro che come dire, scrivere quest'opera, tenendo presente questo lavoro, è chiaro che ti dà una marcia importante in mano per poter dire cose del fascismo che non si sanno. Si dice, andiamo oltre questo documento, si dice che il fascismo non era poi un regime propriamente, era debolmente totalitario, perché in realtà c'era il re, c'era il potere del re, c'era il potere della Chiesa, perché lui fa i compromessi con questi poteri qua. E no, perché in realtà lui riesce ad assorbire all'interno dello Stato questi poteri. Non dobbiamo dimenticare che la Chiesa era una nemica dello Stato italiano nel periodo liberale. Era, come dire, non una guerra effettiva, insomma, sul piano militare, ma sicuramente era un contenzioso, era un conflitto continuo, insomma. Ebbene, con il fascismo la Chiesa entra nei ranghi, cioè diventa una parte del regime. C'è una parte della Chiesa che cerca di lottare il regime, ma sono associazioni, l'Azione Cattolica, l'Associazione degli Scout, ma a un certo punto vengono messe a tacere. A un certo punto, quando la Chiesa poi deve prendere le decisioni definitive, piuttosto che riprendere la lotta contro lo Stato, decide di mettere a posto queste associazioni cattoliche. Quindi vedete com'è assurda questa situazione. Bene, si dice che il vero totalitarismo è incarnato da
dal regime nazista. Ma non è così, non è così, non tanto perché il fascismo viene prima e perché il fascismo, già leggendo il uno dei documenti che ho consultato dalla prima pagina all'ultima è stato l'opera nazista, cioè di Hitler, il Mein Kampf, la mia battaglia. Ebbene, io ho letto ovviamente la traduzione italiana e anche qui, insomma, poi ci sono delle cose molto importanti che sarebbero da dire, ma a questo punto non le posso dire perché la discussione si farebbe lunga. Quindi lì già si parlava, cioè il Mein Kampf, che è un libro del 23, quindi esisteva il regime fascista, però non esisteva ancora, diciamo, il regime nazista, perché quello è del 33. Ebbene, in questo libro Mein Kampf ci sono le lodi sperticate di Hitler verso Mussolini, verso il fascismo. Cioè, ti parla del fascismo come dire, un regime che potrebbe essere anche un modello per il nazismo che si stava evolvendo. Quindi già questo ci potrebbe fare pensare che è strano che il modello non viene preso in considerazione per niente, quasi 20 pagine su un libro di 800 pagine da Hannah Arendt, e invece il nazismo, che viene 10 anni dopo, praticamente raccoglie di 800 pagine, raccoglie almeno non meno di 500-600 pagine. Cioè, come mai, insomma, lì ci sono le origini del totalitarismo. Ma anche poi con la prova dei fatti ci accorgiamo in realtà una cosa, che in realtà sono due regimi completamente differenti. E quindi, leggendo questi documenti, avendo questi pezzi di appoggio sul fascismo plurale, su queste cose qua, che sono la forza dello Stato totalitario, noi capiamo anche qual è la differenza tra il nazismo e il fascismo. La differenza qual è? È che quello, il fascismo era uno Stato totalitario, era uno Stato, trasformista, ma non era assolutamente uno Stato ideologico, perché c'è un errore colossale, perché in realtà non poteva essere uno Stato ideologico, perché una volta che era trasformista, cioè non c'era poi una vera ideologia. L'ideologia era il potere fino a se stesso, l'azione che ti porta al potere e a mantenere il potere. Quindi superiamo in un certo senso anche la dottrina molto più vecchia, che era quella di Machiavelli. Cioè, dire, nel fascismo c'è un concetto dello Stato che è effettivamente qualcosa di nuovo, non è un concetto ideologico. Qualcuno mi viene a parlare, infatti ci sono libri interi che ti parlano di questo fascismo che riprende l'ideologia della Rinnovazione Impero, cioè della Roma che rivive, e quindi delle legioni, e quindi del fascio littorio, insomma di tutta questa storia romana che il fascismo avrebbe reso la propria ideologia. Non è vero, perché quello in realtà, questo tipo di ideologia esisteva già prima, già nel periodo di Garibaldi. La storia romana era, come dire, un punto di riferimento, così come nel periodo umbertino era, cioè tutta la letteratura italiana, e Pascoli, D'Annunzio, che vi posso dire, Carducci e tutti gli altri, Giusti, cioè, facevano riferimento a questo ideale di romanità. Quindi il fascismo non ha inventato nulla. Invece il regime nazista era un regime solo ideologico. Non era incardinato sul potere dello Stato. Lo Stato stesso per loro era uno strumento del partito, ma c'era un'ideologia che era enorme, cioè era praticamente la cosa che più mobilitava. Stiamo parlando dell'ideologia razzista, l'ideologia della razza ariana, l'ideologia dell'antisemitismo. L'80% del libro di Hitler, La mia battaglia, cioè Mein Kampf, è rivolto, cioè ha come tema proprio il fascismo non era antisemita. Cioè dal 22, ma già prima, dal 1919 quando è nato, fino
al 36, fino al 35 sicuro, insomma, non era antisemita. Non era antisemita, cioè voglio dire, insomma, anche nel partito fascista esistevano aree, insomma, ebraiche. E nessuno mai, così come all'interno delle istituzioni in quel periodo. Poi noi abbiamo un collasso del fascismo nel momento in cui si allea al nazismo, diventa succube del nazismo, e quindi cosa ci accorgiamo? Che in realtà il fascismo ha due storie. Cioè finora la storiografia lo ha rappresentato come una storia più o meno unitaria, in realtà sono due storie. Cioè la prima storia incomincia come partito movimento nel 1919, poi come regime incomincia nel 22, alla fine del 22, c'è tutta un'evoluzione, quindi, e arriva fino al 34-35. Nel momento in cui il fascismo si prepara per attaccare l'Etiopia, la famosa guerra di Abissinia, allora lì il fascismo cambia, perché c'è, come dire, l'ideologia che viene dalla Germania che porta, diciamo così, verso questa ideologia, cioè verso questa radicalizzazione. Si lascia convincere. Poi ci sono tutta una serie di passaggi, perché durante la guerra di Etiopia l'Italia viene affamata, insomma, diciamo, scattano l'embargo, insomma, le sanzioni, scattano le sanzioni. Ebbene, il fascismo, il nazismo in questo caso interviene, diciamo così, a favore dell'Italia. E quindi si incominciano a creare. Poi abbiamo un secondo elemento di contatto fortissimo, che è dato dalla guerra civile in Spagna, quando praticamente fascisti e nazisti si trovano militarmente insieme e distruggono due grandi città. Anche questo, la storia è molto, così, molto vaga. Cioè, la città di Guernica, cioè la famosa città, cioè del disegno, insomma, del dipinto di Picasso, è stata distrutta dai nazisti. Lo sapeva questo? Ma non si dice poco. Così come anche Barcellona, la città di Barcellona è stata attaccata dai fascisti, è stata, nella parte addirittura civile. Quindi sono due sistemi, cioè il nazismo e il fascismo, che se prima, diciamo, erano separati perché erano due cose diverse, poi incominciano a unirsi nei campi di battaglia, lì sul piano economico, durante le sanzioni, insomma, all'Italia, della Società delle Nazioni. A questo punto c'era la Germania che finanziava l'Italia, insomma, che dava le materie prime che servivano e così via. E lì poi ovviamente le politiche fasciste cambiano e incominciano a nazistificarsi. Attraverso che cosa? Quando è che noi troviamo, cioè dire, questa implosione completa dello Stato nazista? La troviamo nelle leggi razziali, che corrispondono, le leggi razziali antisemite corrispondono perfettamente al lavoro che in Germania sta facendo Hitler. Quindi è chiaro che noi non possiamo parlare di una storia unica del fascismo, ma possiamo parlare di una storia che va dal 20, come regime, dal 22 al 33-34, e poi quando si comincia a programmare questa guerra, questa aggressione all'Etiopia, praticamente c'è un'altra dal 36 poi, fino al 45, che è un'altra storia completamente. Già nella guerra di Abissinia noi vediamo che il fascismo commette delle stragi enormi. Voi dovete pensare che sono morti solo 4.000 italiani, e invece gli abissini che sono morti, cioè gli etiopi, sono stati quasi 300.000 su una popolazione di 6.000 e più abitanti. Quindi significa che cosa? Il 2%, cioè non lo so, il 4-5% di
etiopi muoiono in questa guerra, in molti casi addirittura gasate, cioè con i gas che non si potevano usare, gli italiani li hanno usati. Quindi è chiaro che stiamo parlando di un'altra storia, cioè il fascismo plurale ha creato quella struttura ha retto attraverso anche il ruolo forte degli intellettuali, e sappiamo che il collante di tutto era il trasformismo. Cos'è il trasformismo? Io do qualcosa a te e tu dai qualcosa a me. E io ho questa idea, tu mi dai qualcosa e la cambio a tuo favore e viceversa. Cioè dire, è stato tutto un processo che a un certo punto è stato il fondamento. Non è che questo ha indebolito lo Stato totalitario, ma lo ha addirittura rafforzato. Se non si riesce a capire questa dialettica tra il trasformismo e l'elemento totalitario, non si capisce bene, e non si capisce bene il fatto che poi il trasformismo è stato talmente potente nel fascismo che è stato, come dire, bollato, è stato combattuto attraverso queste cose che hanno messo in rilievo cos'era realmente Benito Mussolini, cos'era chi erano anche i migliori, cioè che ti posso dire, il Giovanni Gentile, cioè l'intellettuale principe del fascismo. Poi vediamo insomma che anche lui all'ultimo ha fatto delle azioni trasformistiche perché si voleva riciclare verso la Repubblica. Poi hanno fatto un grande errore di ammazzarlo, perché secondo me non andava ammazzato, perché in ogni caso non aveva, lui non era uno che faceva parte, insomma, diciamo così, del regime a livello militare. Lui era un filosofo, aveva idee completamente sbagliate, ha creato una scuola che aveva una sua conformazione, però l'ammazzarlo certo non è stato un bel gesto, che anche all'interno della resistenza è stato anche disapprovato. Quindi noi abbiamo quel trasformismo che poi passa quella situazione di crisi, il 43-45, e si mette in questa Repubblica. E in questo documento noi vediamo anche come la monarchia cerca di usare il trasformismo per cercare, come dire, di dissociarsi dal fascismo, che in quel momento era completamente ormai alla frutta e quindi non c'era nulla da fare. Difatti nel 43 il re sfiducia Mussolini, Mussolini si dimette e incomincia un'altra storia, però alla fine, come sappiamo, nel 1946 c'è un referendum in cui viene decisa la Repubblica e la monarchia perde e quindi devono andare all'estero e così via. Quindi, come dire, anche questo documento, ma anche altri documenti, ci mettono in rilievo, i modi in cui questo trasformismo andò avanti, e andò avanti fino alla fine. Andò avanti fino alla fine. I germi i bacilli del trasformismo, noi già li troviamo all'inizio della Repubblica. E uno dei partiti più trasformisti in assoluto fu proprio quello che assunse l'eredità del partito fascista, che sarebbe il Movimento Sociale Italiano, prima di Michelini e poi di Almirante. Il partito proprio più trasformista, proprio perché ereditò il trasformista. Ora, è chiaro che il libro finisce là, però qual è l'insegnamento che io ho cercato di dare? Stiamo attenti al trasformismo di oggi, di questi governi che prima si dicono anti-Europa e poi diventano pro-Europa, prima si dicono anti-americani e poi diventano pro-americani, prima si dicono trattiamo con la Russia e poi dicono dobbiamo mandare esercito contro... Cioè stiamo attenti, perché stiamo arrivando a quel tipo di trasformismo, e come in quei casi il trasformismo italiano di epoca liberale è stata, come dire, la causa che poi ha prodotto l'elemento che poi ha prodotto il fascismo, ora noi, di fronte a questo trasformismo che vediamo oggi, possiamo anche pensare che potrà essere, diciamo così, la base di qualcosa di altrettanto feroce, come poteva essere quello appunto di uno Stato totalitario, che è stato appunto lo Stato fascista. Io direi qui sì. Sì, anche perché... Se vuole intervenire qualcosa...
No, lei dice delle cose molto interessanti. Venga, perché così. Ora, no, lei cioè, dice delle cose interessanti. Prenda posto. Che sì. Dice sicuramente delle cose molto interessanti che io cioè approvo, nel senso che il fascismo spesso viene visto come qualcosa di negativo e si pensa che oggi ci sia comunque una democrazia, che in realtà poi è una democrazia fittizia, perché noi siamo cioè molto condizionati, a mio avviso. Cioè, soprattutto i mezzi di informazione ci condizionano, ah, sì, cosa che si verificava anche vent'anni fa, cioè perché comunque il fascismo cercava di condizionare la popolazione con la propaganda, attraverso con la giornali, propaganda, attraverso anche... Anche la distruzione dei giornali concorrenti. Esatto, esatto. No, il fascismo sicuramente... È interessante quello che lei dice, che ci sono stati due fasi. Come mai a un certo punto Mussolini si associa? Ma l'errore probabilmente che fece Mussolini fu quello di attaccare l'Etiopia, cioè l'idea dell'impero. L'imperialismo. Che poi fu qualcosa di operetto, perché in realtà sono riusciti nel 1936 a entrare, quindi a occupare Addis Abeba, però lì ancora c'era, ancora nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, ancora c'erano quelli che lottavano per la liberazione. Cioè dire, non è che la guerriglia all'interno riuscirono a sedarla, cioè c'erano aree dell'Etiopia che ancora erano nelle mani degli etiopi. Cioè quindi dobbiamo capire anche questo, che lui ostentava come un impero una realtà che ancora non era nelle sue mani. Quindi qui anche troviamo già un modo abbastanza pittoresco e abbastanza goffo di presentare le cose Mussolini. Abbiamo fatto la più grande battaglia, guerra coloniale della storia. Ma a chi la racconti? Cos'è questa più grande guerra coloniale della storia, se c'è l'Inghilterra che quando tu possiedi due piccole cose, è chiaro che incomincia un'altra storia. È la storia del fascismo che piano piano rientra nelle grinfie proprio dell'hitlerismo, cioè del nazismo. Le leggi razziali sono la dimostrazione plastica che ormai è sopravvenuto, diciamo così, una sovversione totale nel sistema di potere in Italia. Cioè non è ormai un potere totalitario e trasformistico, ma è un potere che si è piegato, si è genuflesso praticamente nei confronti del regime hitleriano. E lì è la catastrofe. Lì è la catastrofe. Perché è la catastrofe? Perché il regime fascista si indebolisce. Il fascismo plurale incomincia a prendere le distanze da Mussolini, perché succede anche questo. Molti intellettuali, molti tecnocrati, poi quando vedono che le cose vanno male, e pensiamo ad esempio a Giovanni Agnelli è il capo della Fiat. A un certo punto si rende conto che gli hanno bombardato praticamente, gli alleati gli hanno bombardato tutte le fabbriche, a un certo punto prende le distanze e dice io non sono più fascista. Quindi è chiaro insomma che la situazione per il fascismo cambia e cambia completamente. Ma voglio dire, questo cosa dimostra anche? Che l'Italia ormai diventa un sistema debole e muore insieme. Ma dimostra anche un'altra cosa, che la Germania in realtà non è stata il totalitarismo perfetto di cui spesse volte si è parlato, perché è un regime ideologico incardinato sulla razza, incardinato sull'antisemitismo e sulle razze anche altre inferiori, non è che loro l'avevano solo con gli ebrei, eccetera. È chiaro che non è un paese che tu unisci, ma è un paese che tu stai spaccando. Di fatto, quando Max Planck, un grande fisico, un grande scienziato, gli ha detto ma in questo modo, è stato invitato da Hitler, c'erano altri scienziati, ha detto ma in questo modo, cioè facendo queste cose, queste
azioni, queste repressioni contro gli ebrei, noi ci amputiamo, è un'auto-amputazione perché praticamente ci togliamo di mezzo tutti gli scienziati, tutti gli storici, tutti i filosofi, cioè tutti quelli che sono ebrei o comunque di razza inferiore vengono esclusi. Quindi lui non poteva creare un vero e proprio stato totalitario. Cioè, è qui l'errore che secondo me bisogna correggere nelle storiografie. Cioè, se il fascismo fino al 1935 è stato un regime totalitario nel vero senso del termine, che è riuscito a integrare tutto, sa qual è l'unica componente che non è riuscita a integrare bene? Sì, glielo dico, cioè, eppure è così. L'esercito è stato sempre qualcosa a parte, ha servito Mussolini, cioè praticamente ha fatto le guerre che voleva Mussolini, però non è diventato mai fascista l'esercito, e lui lo ha tenuto sempre ai fianchi, cioè ha preferito scommettere sul fascismo plurale, convinto che il fascismo plurale lo avrebbe portato, cioè, al regno, diciamo così, al regime millenario. A un certo punto, insomma, ora se il regime fascista incuteva timore proprio attraverso questa catena, questo reticolo che era costituito dal regime totalitario, il regime nazista invece non incuteva timore, incuteva una grande paura, un grande orrore, perché lì è chiaro che tu ti trovavi completamente esposto, cioè lì non c'era un nazismo plurale delle tecnocrazie, quello e quell'altro, ma era tutto tenuto da un regime folle, sicuramente un regime borderline, che in realtà noi non possiamo poi in fin dei conti chiamare totalitario, ma possiamo chiamare un regime di guerra, che era una cosa diversa. Cioè dal 1993 al 1939, quando incomincia la guerra mondiale, sono stati 7 anni di guerra, e questo è quello che fa la differenza. Invece il fascismo italiano, a parte qualche problemino lì nell'area della Libia, cioè dal 1922 al 1936, tutto sommato è stato un regime che non ha organizzato la guerra. Cioè la guerra il regime l'ha organizzata per la prima volta nel 1935, quando assale l'Etiopia. Scaramucce ce ne sono state, tentativi, situazioni un po' particolari, ma guerre vere e proprie, le guerre vere e proprie del fascismo, quelle vere, sono state proprio in Libia. C'è stata una situazione, insomma, è chiaro che lì c'è stata, come dire, è intervenuto il fascismo, ma la Libia era una colonia ereditata dallo Stato liberale. C'era stata la prima guerra mondiale e quindi delle situazioni, i libici avevano ripreso delle zone, e il fascismo poi ha ripreso queste zone che erano state liberate dai patrioti, dai partigiani libici. Ma una guerra di assalto vera e propria, una guerra di conquista, è arrivata solo nel 1935, quindi dal 1922 al 1934 noi abbiamo un regime totalitario che si è rinforzato attraverso questo fascismo plurale. Poi è arrivato lì, è arrivato a quel punto, intanto c'è stato Hitler che nel 1933 sale al potere, le cose cambiano e quindi poi si arriva a queste grandi... Io non so se parlando di storia si può parlare di errore, ma io parlo che poi esistono, come lei ben sa, tutta una serie di condizionamenti che poi portano a questi risultati, poi portano alla fine. No, prego. Io volevo farle una domanda. Secondo lei, se Mussolini non si fosse alleato con Hitler, non sarebbe stato un paese immediatamente occupato dai tedeschi, così come è successo alla Francia e poi è stata bombardata? Mi rifaccio la domanda perché ho problemi di udire. Allora, la mia domanda è: se Mussolini non si fosse alleato con Hitler, sì, cioè, non sarebbero stati immediatamente occupati, così come è successo alla Francia, alla Polonia, alla Cecoslovacchia, all'Austria?
Cioè, noi in Italia, comunque, avendo comunque un livello militare... Lei come sa, purtroppo la storia non la possiamo fare con i secoli, ma perché dobbiamo considerare la storia quello che è accaduto. Quindi possiamo poi fare tutta una serie di ipotesi. Le ipotesi, lei ben sa che se ne possono fare 100 e quindi viene difficile capire quale sarebbe stato l'esito. E quello che le posso dire è che sarebbe stata una storia completamente diversa. E per capire cosa sarebbe potuto succedere, pensiamo ad esempio alla Spagna. E la Spagna nel 1939 viene aiutata dai fascisti e dai nazisti a vincere praticamente le forze, insomma, del fronte popolare e repubblicane, ma non entra in guerra. Cioè, è chiaro che l'aspettativa di Mussolini, dopo avergli dato quell'aiuto, e di Hitler, che è stato un aiuto sostanziale, abbiamo parlato poco fa del bombardamento di Guernica, del bombardamento di una parte della città di Barcellona, quindi voglio dire, fascisti e nazisti hanno assunto un ruolo importante in questa guerra civile. Ebbene, loro si aspettavano, gli spagnoli, Francisco Franco, il partito della... cioè praticamente a un certo punto capiva che era in una situazione strana, perché era stato aiutato, quindi sapeva che quelli si aspettavano un ingresso, ma lui ha puntato i piedi e ha detto no, io ho il paese completamente distrutto, a me non conviene, e non è entrato in guerra. La Germania non ha occupato la Spagna, e quindi l'unico esempio che si può fare è questo. Beh, non ha occupato la Spagna perché nel frattempo occupava altri territori. Altri territori, però io sono convinto. Cioè, magari successivamente rientrava nei piani. Sono convinto che non avrebbe occupato l'Italia, anche perché lei sa che l'Italia entra in guerra un anno dopo. Quindi in quell'anno ci sarebbero state delle cose che in realtà non sono successe. Questo comunque sono state... non giustifica il fatto. Non lo giustifica, però voglio dire, è chiaro che l'unica cosa che si può dire è che sarebbe stata un'altra storia. Allora lei giustamente mi può fare una domanda, che storia sarebbe stata? E allora noi pensiamo alla storia della Spagna. Il fatto di non essere entrata in quella guerra l'ha portata, diciamo, a durare fino al 1977. Cioè dire, in piena Repubblica Italiana, cioè c'erano già 30 anni di Repubblica e lì sono stati 30 anni di fascismo. Cioè dire, si è assicurata una relativa pace, poi attraverso tutta una serie di contatti con gli Stati Uniti, eccetera, e quindi è stata una vicenda più duratura. Il fascismo e il nazismo è durato dal 1933 al 1945, quindi stiamo parlando di 12 anni. Quella è una storia di 45 anni, una cosa un tantino diversa. Ecco perché io dico che 40 anni esatto, 42 anni. E ecco perché io dico che l'unico motivo di paragone che si può fare è quello proprio spagnolo. Perché spagnolo, la Spagna si è trovata nelle condizioni in cui poteva intervenire, perché era stata aiutata, perché voglio dire, c'erano tre anni di lotte, erano molte persone, palazzi, e quindi è chiaro che doveva dire grazie mille volte al nazismo e al fascismo che l'avevano aiutato. Stiamo parlando della Spagna falangista e franchista. Il fatto che non è intervenuto è chiaro che non è piaciuto, ma nessuno si è azzardato a occuparla, perché in realtà la situazione poi si è messa male da subito, dal 1941, quando entrano in gioco soprattutto gli Stati Uniti. Lì le prime defaianze in Russia, le prime defaianze in Africa, era la Mainz, e poi in quel contesto l'ingresso in guerra degli Stati Uniti ha segnato la sorte sia dei fascisti e sia dei nazisti. Spero di essere stato esaurito. Sì, è stato... Io comunque la ringrazio tantissimo. grazie. Cioè, ho seguito bene... Certamente. Ci ha seguito molto bene e la ringrazio moltissimo, grazie mille. Grazie a lei. Salve. Grazie a lei. Salve. A conclusione di questo dialogo, poi si è trasformato in un incontro, grazie perché Carlo Ruta è uno studioso capace di
attrarre, di coinvolgere anche la gente, le persone comuni. A conclusione appunto di questo dialogo che noi abbiamo chiamato anteprima all'uscita del suo ultimo libro. Certo, anteprima perché c'è